4 gol e tante emozioni al Fratelli Ciavatta nell'incontro valido per la 18ª giornata del campionato di eccellenza. Miglianico ed Acquesapone si dividono la posta in palio al termine di una gara giocata ad alta intensità, risultata gradevole dagli spalti. Mister Tacchi deve rinunciare ancora ad Orte e si affida al tandem di Muzio Polisena. Sul versante opposto mister Del Gallo risponde con Marrone e Petito. Fischia puntuale il signor Cavacini di Lanciano, coadiuvato da Nappi e Chiavaroli. Neanche il tempo di mettersi comodi, che dopo soli 120 secondi locali passano in vantaggio. Di Muzio appoggia per Polisena che, dopo aver messo a sedere Palena, lo trafigge con il piatto. 1-0 Miglianico e corsa verso i compagni. I gialloblu premono sull'acceleratore cercando il raddoppio. Al quinto il colpo di testa di Muzio è mal calibrato e sorvola la traversa. Un giro di lancette dopo ci prova Battista, ma il suo mancino viene disinnescato dai guantoni di Palena. L'Acquesapone sembra soffrire il ritmo imposto dalla truppa di Tacchi e rischia di capitolare al 22esimo. Di Muzio crossa per Polisena che di testa chiama il numero 1 verde oro al grande intervento. Morelli la rimette dentro, ma la difesa si salva in corner. Sugli sviluppi dello stesso Battista cerca il gol della domenica, ma non lo trova per questione di centimetri. Per vedere gli ospiti dalle parti di Ferrara bisogna attendere il 25esimo, quando Di Donato lascia partire un destro potente ma non preciso. Ancora l'Acquesapone in avanti al 34esimo con Ariani che, con una traiettoria infida, fa correre un brivido gialloblu. Primo tempo che si chiude con la punizione battuta da Marrone che non c'entra lo specchio della porta. Si va a riposo sull'1-0. Nella ripresa cambia il canovaccio con la squadra di Del Gallo più grintosa e propositiva. Dopo 2 minuti sono proprio i pescaresi a rendersi pericolosi con un'azione tutta in verticale, culminata con un destro smorzato di Marrone che trova il ginocchio di Ferrara. Gol mangiato, gol subito, la legge del calcio è quasi matematica e al quarto della ripresa il Miglianico raddoppia i conti. Sugli sviluppi di un calcio d'angolo Polisena si vede respingere il primo tentativo, ma non il secondo, siglando la sua doppietta personale. In forma smagliante il numero 10, 60 secondi dopo, la serve a Di Muzio che rientra sul piede preferito e fa partire un tiro che fa la barba al palo. Partita che si fa mano a mano sempre più vibrante e piena di capovolgimenti di fronte. Al settimo Marrone offre un cioccolatino Evangelista che non sbaglia, accorcia le distanze. 5 minuti dopo Petito, davvero rapace, si fa trovare al posto giusto e infila il gol che vale il pareggio. Un colpo mal digerito dal Miglianico che prova a riversarsi in avanti. Capitan Battista, dopo un'azione caparbia, viene fermato sul più bello del numero 1. Al 31esimo gli ospiti si rendono nuovamente pericolosi sull'asse Petito Marrone. Cross del primo, testa del secondo che finisce direttamente tra le braccia del portiere. L'ultima occasione di marca gialloblu con Morelli che calcia alto da punizione. Finisce così con un punto per parte che non cambia la classifica dei pescaresi, ma fa scivolare Miglianico in zona play-out, complici i risultati sugli altri campi. La squadra di mister Del Gallo esce dal campo rammaricata per non aver sfruttato i primi 45 minuti di gioco, mentre Miglianico può dirsi soddisfatto della prestazione di giornata nonostante non abbia riportato a casa il bottino pieno. Le interviste di Mattia D'Achille. Siamo con Damiano Cianfagna, vice allenatore dell'Acquesapone. Primo tempo un po' troppo contratti, meglio nella ripresa. Cosa non ha funzionato nella prima frazione di gioco? Ma diciamo, forse ci hanno un po' sorpresi sul ritmo, quindi poi un gol dopo 2 minuti ti butta un pochino giù. Siamo stati bravi sicuramente a riprenderlo. Il pareggio a Miglianico lo vedete come un punto guadagnato o come 2 persi? Ne parlavamo poco fa con il mister. Per come si era messa è sicuramente un punto guadagnato. Abbiamo provato a vincerlo ovviamente, poi pareggiando subito, però sì, dai, un punto guadagnato. Maurizio Tacchi, mister del Miglianico, di questo passo la salvezza arriverà presto? Beh, noi ce lo auguriamo, lavoriamo per questo. La squadra è viva, ho trovato un buon gruppo, questo bisogna darne atto anche a chi mi ha preceduto. E niente, noi siamo convinti, stiamo lavorando per centrare questo obiettivo e siamo convinti di poterlo centrare, anche se sarà difficile, perché comunque anche oggi abbiamo visto che tutte le nostre avversarie ce la mettono tutta, come è giusto che sia, e ogni partita è una storia a sé.